Ciao a tutti, popolo del tubo! Faccio questo tutorial velocissimo su come tradurre le mappe su FS22. Me l'avete chiesto in molti ed eccomi qua. Ovviamente è un tutorial che riguarda solo il PC, perché ovviamente su console non è possibile tirar fuori le mod, modificarle e rimetterle all'interno, che è quello che dobbiamo fare in questo tutorial. Prima di cominciare il tutorial, fatemi ricordare Twitch in descrizione, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere, e se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis e sostenere il mio lavoro e il mio canale, grazie. Inoltre, se questo video ed altri vi sono utili, potete aiutarmi, sostenermi con il tastino super grazie qua sotto, offrendomi un caffettino, quindi per me sarebbe già tantissimo. E poi ci sono altri modi per supportare il canale: condividete, lasciate un like, iscrivetevi, insomma, vedete un po' voi, cari amici. Poi i miei link in descrizione, e i miei social, i social e tutto il resto, andate a leggere la descrizione. Allora, ragazzi, come tradurre le mappe? Questo è un tutorial che vale per la maggior parte delle mappe, ovviamente per tutte quelle mappe che non hanno all'interno la lingua in italiano. Adesso io prendo in considerazione la Another World, che è la mappa che sto portando adesso con la nuova serie, ma questa si adatta in tutte le mappe. Quando voi aprite una mappa, ovviamente la dovete scompattare, eccetera, eccetera, nel momento che aprite una mappa vi ritroverete quasi sempre la cartella language, ok? Dove ci sono tutte le traduzioni della mappa. In questo caso, come vedete, c'è il tedesco, c'è l'inglese, c'è il francese, non c'è la lingua italiana, ok? Vi capiterà, se invece volete modificare una traduzione, come ad esempio sull'Off Bergman che mancano le traduzioni, vi dice missing qua, missing là, allora se c'è già il file L10N-ITA andate a modificare quello, altrimenti dovete crearne uno da capo. Io di solito che cosa faccio? Prendo quello più sostanziale, più grande, che di solito è quello in inglese, anche se in questo caso mi sembra il più preciso sia quello in tedesco, però con la traduzione io mi trovo meglio in inglese. Si prende quello in inglese, si fa copia e si fa incolla. Lui, come vedete, vi avrà creato una copia di questo. Noi lo andiamo a rinominare e facciamo L10N IT, ragazzi, IT, solo IT. E il gioco lo riconoscerà in automatico, non dovete fare altro. A questo punto dovete fare la traduzione, però, sempre con il nostro amatissimo Notepad++, che ve lo lascio qua in descrizione, ve lo lascio sempre, che è il programma migliore per fare queste cose. Andremo ad aprirlo e a tradurre tutta la nostra mappa. Allora, questo è il file della traduzione. Mi raccomando, ragazzi, non toccate mai la colonna di sinistra, questa colonna qui, ragazzi, non la toccate mai. Questi sono i file type, come sono rinominati nel gioco. Se voi andate a modificare questo, il gioco non riconosce più niente, impazzite tutto e vi esplode tutto praticamente. Sono questi i nomi da tradurre, quelli dopo la scritta text uguale tra le due parentesi. Quindi in questo caso mustard seed diventa semi di senape, semi di senape, vedete? The Fort Leaf Village, Liquid Input Purchase, Lime Station, che ne so, stazione di calce, sono questi da tradurre, questi qua. Una volta che avrete tradotto tutta la mappa, non vi rimane che fare salva e salvare il vostro lavoro. Ed è tutto, poi mettete dentro la mappa, la mettete in gioco e andate tranquillamente. Fatemi sapere nei commenti se avete domande, se avete capito. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!